anche se avete fatto un bellissimo trattamento, rimane la memoria del blocco, la memoria della disfunzione osteopatica primaria rimane su quella cellula. E anche se avete fatto un bellissimo lavoro di riequilibrio e avete riportato il paziente in asse e avete riportato una giusta oscillazione antero-posteriore, se volete fare ancora di più sul paziente e fare un lavoro ottimale, dovete ridurre gli archi riflessi patologici, cioè dovete ridurre la memoria, perché su quella memoria il corpo, che è molto più intelligente di noi, del paziente stesso, di noi operatori, ritornerà in quella memoria quando è importante. Una memoria di un trauma, ad esempio, una memoria di un conflitto attivo, la memoria cellulare si chiama memoria e l'acqua trasporta la memoria della cellula. Quindi fare un buon lavoro di drenaggio toglie la memoria traumatica. Fare un buon lavoro di questo tipo a fine trattamento, ad esempio inibire dei punti riflessi e levare la memoria dolorosa. Una spinosa dolente, io la libero sempre così, anche se avete fatto un truss sulla spinosa e la spinosa sulla vertebra, e la spinosa la sentite ancora dolente perché sentite il tessuto quando fa male o no, lo riuscite a percepire? Allora dite, ad esempio, con questa presa sull'etmoide, no? Sentite che un pilastro interno del frontale è più dolente dell'altro e rimanete lì, è un ascolto tessutale che la mano intelligente fa, e il paziente dice: come fai a capire che mi fa più male il sinistro che il destro? Perché lo sento. E come fai? Lo sento. E quindi io mi fermo sul dolore, sui punti di dolore, è libero e basta pochissimo, perché con la stessa presa dopo, successiva, il paziente mi dice: ah, non mi fa più male. Miracolo. Bisogna levare le sedi dolorose, levare la memoria. Anche se l'articolare è libera e rimane un tessuto dolente, bisogna liberarlo, bisogna renderlo indolore.